Viviamo insieme agli assessori ambiente del Comune di Montecchio, Bruno Leotti, e Luca Brami, assessore all'ambiente del Comune di Capiago, nonché assieme al dottor Leo Bertozzi e Simonazzi, nonché anche Felicelli, l'ingegner Tossan, che in 448 abbiamo organizzato questa serata che vuole essere innanzitutto un'introduzione su cosa vuol dire comunità energetica e comunità solari. L'altro giorno appunto il testo unico di Avera, che definiva appunto altre direttive riguardo tutte le comunità energetiche, a dicembre è stato emanato un bando dalla regione riguardo appunto il finanziamento della progettazione di queste comunità energetiche, per cui ogni giorno c'è qualche. Qui questo è uno dei diversi appuntamenti che insomma, sono stati già in precedenza svolti a Montecchio, no? in autunno, così come anche a Reggio Emilia, sono già stati fatti diversi incontri, ma immagino che comunque, cioè, non sono di certo una novità. Un attimo. Ecco qua. Sì, volevo un po' introdurre appunto queste comunità energetiche e perché dobbiamo appunto affrontare, cioè perlomeno cercare di andare verso le fonti rinnovabili. Innanzitutto il caro energia ci ha messo di fronte appunto fornitori esteri, e in maggior parte appunto era anche la Russia, e anche ci hanno messo anche di fronte al fatto, alla conoscenza, che le fonti, quelle attualmente utilizzate, le fonti fossili, non sono infinite, e anzi a breve finiranno, anche il discorso appunto che diciamo siamo oltre 8 miliardi di persone al mondo, e tra l'altro anche con una forte richiesta appunto dei paesi emergenti, oltre al fatto che appunto le fonti fossili inquinano, e come sapete adesso sono cose banali, la luce, perché altrimenti sì. C'è qualcuno che se qualcuno, no, là nell'atrio, non c'è andato via il tecnico. Ecco bene. Oltre al fatto, dico cose appunto banali, ma per riquadrare un po' il discorso, insomma, anche il fatto appunto dell'inquinamento, sapete, ormai insomma è sotto l'occhio di tutto, insomma, che i cambiamenti climatici provocano disastri, provocano acqua in abbondanza o acqua in scarsità, insomma, desertificazione, porta appunto la migrazione, porterà migrazioni sempre di più di popoli verso zone più abitabili, e questo sempre, e l'inquinamento insomma aumenterà sempre di più, insomma è una catena che appunto si autoalimenta, per cui è fondamentale appunto andare, è un momento appunto epocale per capire. E noi consideriamo sempre insomma, il discorso di cambiare passo, ma sempre con un risvolto sempre economico, no? Ma ci conviene cambiare passo, ma mi conviene prendere quella strada, non mettendo spesso, molto volentieri, non mettendo sul piano il futuro dei nostri figli. E anche spesso il discorso
discorso del paesaggio, no? Che le soluzioni possono andare contro al depauperamento del paesaggio, però penso che ci siano anche tante altre soluzioni che possano comunque non depauperare, cioè non impoverire o intaccare il bel paesaggio come lo concepiamo noi, di impiegare fondi rinnovabili nelle nuove costruzioni oppure nelle ristrutturazioni importanti. Questo, insomma, non vado nel dettaglio di ogni annata, quindi di legislazioni che poi si sono susseguite, ma diciamo riporto solamente l'ultima, quella del 2021, che è entrata in vigore entro il 2030. Ci manca molto poco. Diciamo prevede il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Però dice anche una cosa molto importante, la classe energetica D, e tra il 2040 e il 2050, un'indagine molto spannometrica, diciamo che solamente il 10% degli immobili privati ha un impianto da fonti rinnovabili. Impianti industriali, anche qui un'indagine molto spannometrica che poi non ho potuto approfondire perché poi sono stata anche un po' ammalata, ci sono alcuni impianti non particolarmente incisivi. Edilizia pubblica, abbiamo il polo educativo di Barco con un impianto fotovoltaico da 15 kW, la scuola Dante Alighieri con un nuovo impianto fotovoltaico a seguito appunto della ristrutturazione, e anche la scuola Media Sesto, soluzioni innovative all'interno appunto del nostro comune. E a questo proposito ringrazio Filippo Quarelli, che è qui presente nel nostro pubblico, in quanto appunto lui stesso fa parte di questo gruppo di lavoro. Adesso do la parola a Claudio Meglioli, professore, docente dell'Università di Reggio Modena, docente di fisica e di tecnologie fotovoltaiche, che ci darà un inquadramento, no? Ci darà una spiegazione di queste comunità energetiche. Saranno altri relatori che vi presenterò. Bene, buonasera, grazie per l'invito, cercherò di fare una chiacchierata con voi, insomma, abbastanza compatta, nel senso che poi magari se ci interessa dopo facciamo le chiacchiere sulle cose che pensiamo possano essere più interessanti, e quindi insomma in un quarto d'ora, 20 minuti cercherò di raccontarvi quello che voglio provare a raccontarvi, e poi ripeto, se ci sono degli aspetti che vogliamo approfondire li approfondiamo insieme. E prima di entrare nel vivo di quelle che sono le comunità energetiche è doveroso, diciamo così, fare una piccola introduzione, anche perché poi questa ci fa capire la proporzione e l'importanza eventualmente di queste comunità energetiche, nel senso che, come sapete, voi probabilmente siete qua per questo motivo, le comunità energetiche stanno svegliando molto interesse anche solo per il nome che hanno, no? Che è un nome accattivante, comunità energetica, soprattutto in un periodo in cui l'energia costa cara e in cui anche fare comunità non è così facile, diciamo, no? Eppure dobbiamo anche avere purtroppo la freddezza di andare dietro ai numeri che ci sono dietro a questo significato e a questo nome, ok? Quindi il primo numero è ad esempio vedere quanta energia consumiamo nel mondo, no? Vabbè, adesso senza spaventarci, però numeri grossi in un qualche modo ci danno l'idea di qualcosa,
E nel mondo si consumano circa 160.000 miliardi di kilowattora di energia, no? Quindi numeri che poi quando li andremo a rapportare alle nostre piccole comunità energetiche vediamo che sono numeri spaventosi. Questo non toglie l'importanza delle comunità energetiche, però ridimensiona un po' la situazione. In Italia si consumano 1.900 circa miliardi di kilowattora all'anno, ok? Considerate che questo consumo mondiale di energia corrisponderebbe, se noi lo rapportassimo al consumo domestico, al consumo di 45 miliardi di famiglie. Chiaramente nel mondo non ci sono 45 miliardi di famiglie, e questo ci fa capire che sicuramente una parte dell'energia che è consumata nel mondo è consumata a livello domestico, ma ce n'è una grossissima fetta che chiaramente è consumata in altre situazioni, quindi a livello industriale, a livello agricolo, a livello dei trasporti, eccetera, eccetera. Bene, in Italia come siamo messi? In Italia, se noi con queste curve andiamo un po' a vedere nel corso degli anni da quali fonti energetiche viene l'energia che consumiamo in Italia, vediamo che, non so, nel 2008 la maggior parte era energia che proveniva dal petrolio, nel 2021 il petrolio è passato in seconda posizione, ma in prima posizione è andato il gas, e sappiamo noi oggi quanto costa il gas, quindi comunque non è che abbiamo migliorato di moltissimo la nostra situazione. Però c'è un dato interessante, che nel corso di questi anni, diciamo questi 15 anni che sono capitati qua, sono cresciute quelle che qua vengono definite come PER e che sono le fonti di energia rinnovabile, ok? Quindi, diciamo così, c'è una tendenza anche in un piccolo paese come l'Italia a andare in una direzione che ci porta a produrre un po' più energia con le fonti di energia rinnovabile e un po' meno con le fonti di energia, diciamo così, classica, che comunque inevitabilmente produce gas carbonio. Bene, e se noi andiamo anche proprio a fare la famosa torta per vedere un po' come sono ripartiti questi consumi e questa produzione di energia, vediamo che circa, come diceva anche prima chi mi ha preceduto, circa un 20-25% viene prodotto da fonti di energia rinnovabile, tutto il resto ancora meno. Se questo poi è uno dei veri problemi, no? Quindi quella che è la produzione di anidride carbonica, vediamo che questa è la produzione di anidride carbonica nel mondo sempre, non in Italia, vediamo che nonostante tutti i problemi, i cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, beh, chiaramente la anidride carbonica non è parità. Anche qua chiariamoci su un termine sul quale magari ogni tanto si fa confusione. Parità non vuol dire non emettere anidride carbonica, vuol dire emettere una quantità di anidride carbonica uguale a quello che il nostro pianeta è in grado di assorbire. Allora, il nostro pianeta è in grado di assorbire circa 9-10 miliardi di tonnellate. Come riesce ad assorbire? Attraverso i mari, attraverso gli oceani, le foreste, tutto quello che esiste, ok? Quindi se noi un giorno nel mondo riusciremo ad arrivare a una produzione di energia che produce 9 miliardi di tonnellate di gas carbonio, siamo arrivati alla parità, ok? Quindi non vuol dire arrivare a zero, vuol dire arrivare a 9, cioè quello che l'energia, quello che il nostro pianeta riesce ad assorbire. Il grosso di questo gas carbonio è prodotto fondamentalmente per l'energia, poi per l'agricoltura, poi per l'industria, poi per i rifiuti, eccetera, eccetera. Però diciamo così, l'energia, quindi l'energia quella che serve nelle nostre per andare nelle cose di cui abbiamo bisogno, diciamo così, è responsabile per circa un 75% di tutto il gas carbonio che viene prodotto nel mondo. Questo non occorre soffermarci tanto, lo sappiamo, però è un problema per la sopravvivenza di questo pianeta. L'aumento della temperatura è una cosa che non può essere messa in discussione per le malattie, per gli incidenti stessi legati alla produzione di questa energia, e non ultimo è un problema per la nostra sopravvivenza economica, perché questa ad esempio è la curva di come sono aumentati i prezzi negli ultimi periodi. Noi siamo fondamentalmente alla mercé di un mercato che non possiamo in nessun modo controllare, cioè se il costo del gas aumenta noi non abbiamo grandi strumenti, alcuni sono stati messi in campo, ma sono comunque strumenti che possono solo riparare una parte di questi aumenti, per il resto siamo alla mercé di quello che succede. Quindi, da qui, quello che veniva detto prima, un grande progetto europeo, il Green Deal, che punta fondamentalmente alla neutralità carbonica. La neutralità carbonica è quello che dicevamo prima, cioè
arrivare a non a emissioni zero, ma a pareggiare quello che il sistema Terra riesce ad assorbire. Una crescita economica dissociata dall'uso delle risorse e in questa situazione nessuna persona, nessun luogo devono essere trascurati. Quindi deve essere un processo e un progetto che procede di pari passo con l'evoluzione dei vari paesi. Bene, qua ripeto quello che vi dicevo prima, e cioè il concetto di neutralità carbonica, però ripeto, è un concetto importante perché lo sentiremo sempre più spesso e dobbiamo sapere cosa significa questo concetto. E questa, diciamo così, la missione che abbiamo, almeno in Europa, verso il 2050. Cioè, questa è l'emissione di gas carbonio divisi per componenti, no? Quindi quelli prodotti, il gas carbonio prodotto per fare energia, per fare l'industria, per fare i trasporti, per vivere nelle nostre residenze. Vedete questo colore rosa, come vedete le residenze è un effetto importante, ma sicuramente non la più importante nella produzione di gas carbonio. E questo concetto è importante quando parliamo di punto energetico, perché dobbiamo in questo senso avere anche l'onestà intellettuale di ridimensionare una situazione, cioè la comunità energetica potrà risolvere. Quindi l'Europa, attraverso una serie di progetti, mette sul piatto 1.800 miliardi di euro per favorire, diciamo così, questo processo. E quindi come, cosa vuol dire 1.800 miliardi di euro? Vuol dire che nel corso degli anni ci saranno bandi, progetti, incentivi affinché la gente, le industrie, gli imprenditori, il pubblico siano sempre più portati ad andare in questa direzione, quindi andare in una direzione che modifica il modo di produrre la propria energia. E diciamo così, a parte da Leone la dovranno fare le fonti rinnovabili. Cosa sono le fonti rinnovabili? Lo sappiamo, l'abbiamo sentito tante volte. Cioè, diciamo, noi stasera in particolare ci concentreremo sul solare, ma in realtà quando si dice fonti rinnovabili possono essere anche tutte le altre: può essere l'idroelettrico, può essere l'eolico, può essere il geotermico, può essere quello della biomasse, può essere il solare. È evidente che ciascuna comunità, ciascun paese dovrà fare i conti col paese in cui vive. In un paese come l'Italia o anche come l'Europa difficilmente potremo produrre molta energia con l'energia dagli oceani piuttosto che dalle centrali idroelettriche. Invece con il solare possiamo probabilmente dare un contributo importante. Il solare è forse la fonte di energia più democratica che c'è, nel senso che il sole arriva in tutti i luoghi del mondo, e se c'è una tecnologia in grado di prendere questa energia e trasformarla in energia elettrica fondamentalmente, questo processo è un processo democratico. Non è che i giochi li fanno soltanto quelli sotto cui è stato scoperto del gas o sotto cui è stato scoperto del petrolio. Il sole colpisce in modo democratico tutti i paesi, ok? Quindi una tecnologia solare è una tecnologia che probabilmente sul lungo termine ci porterebbe anche a un mondo più equilibrato dal punto di vista di geopolitica. Bene, non stiamo a entrare chiaramente nel dettaglio di come funziona una tecnologia fotovoltaica, però il primo grafico importante che secondo me dobbiamo far vedere è quello che ci mostra qual è stata l'evoluzione nel tempo dei pannelli fotovoltaici che sono stati montati fondamentalmente sui nostri tetti, ok? Allora, c'è stato chiaramente all'inizio degli anni 2000 un forte aumento dovuto anche ai tanti incentivi che erano stati dati. Poi dopo questo aumento comunque è cresciuto, ok? È cresciuto il numero di impianti, quindi i singoli impianti che sono stati realizzati, è cresciuta anche la potenza media installata sui tetti di ciascuno di noi. La potenza media non è cresciuta, diciamo così, al pari del numero di impianti. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che all'inizio magari se ne costruivano meno, ma più grossi. Poi nel tempo se ne sono costruiti di più, ma un pochino più piccoli. Ok? Bene. Però, diciamo, oggi siamo arrivati a circa 22 gigawatt di potenza. Adesso non entriamo anche qui nel vivo di cos'è un gigawatt, però diciamo 22 è un numero che tutti sappiamo riconoscere. Nel 2030 dovremmo arrivare, secondo quelle che sono le previsioni della comunità europea, a 75 gigawatt.
quindi mancano 7 anni, siamo molto in 20 anni, ne abbiamo fatti 22, farne quelli che mancano per arrivare a 75 in 7 anni chiaramente è un obiettivo probabilmente un po' difficile da, da raggiungere. Però diciamo la tendenza deve essere questa per rispettare quelli che sono i piani che ci dovrebbero portare al 2050. E questo grafico ci fa vedere quello che vi dicevo prima, e cioè che la portata media fondamentalmente di ogni singolo impianto un po' è diminuita. Se ci pensate bene, questo non è un male, è un bene, nel senso che il solare e il fotovoltaico probabilmente riusciranno a prendere sempre più piede nella misura in cui non si faranno alcuni interventi spot molto grandi, ma nella misura in cui ciascuna famiglia, ciascuna azienda, ciascun interlocutore farà di proprio fondamentalmente, quindi portata più piccola ma molto più diffuso. Ok? Vi faccio vedere soltanto questi numeri per farvi capire di cosa stiamo parlando. Se noi parliamo adesso non di consumo di energia totale, ma soltanto di energia elettrica, ok? Noi sappiamo che in Italia più o meno ogni istante sono necessarie, finché l'Italia funzioni, diciamo così, sono necessarie circa 39 gigawatt di potenza, ok? E se noi guardiamo quanto è stato installato dal fotovoltaico, vediamo che il fotovoltaico ne ha installati 22, quindi uno dice, beh, 22 su 39 siamo a un buon punto. Ma in realtà la situazione non è questa. Se noi andiamo a fare delle istantanee momento per momento, non so, 16 novembre del 2022 alle 15, vediamo in realtà che soltanto il 2,68% dell'elettricità in Italia, di cui l'Italia aveva bisogno in quel momento, era prodotto dal fotovoltaico, ok? E se andiamo in una stagione completamente diversa, quindi d'estate, nel luglio 22, vediamo che comunque anche nel mese più caldo dell'anno soltanto il 9,81% dell'elettricità dell'Italia era stata prodotta dal fotovoltaico, ok? Non è neanche molto dato, il 10%, però comunque lontano da quelli che sono gli obiettivi. Perché questo? Perché questa discrepanza nonostante i 22 gigawatt installati? Perché queste potenze vengono sempre calcolate nei momenti ideali, quindi il momento di sole, di zero foschia, zero pioggia, insomma con tutti i parametri perfetti. Sappiamo benissimo che il sole a mezzogiorno c'è soltanto un minuto al giorno, ci sono 12 ore di buio, ci sono le nuvole, ci sono le piogge, ci sono tante situazioni che chiaramente portano questi 22 gigawatt a dei valori molto più bassi. Morale, è necessario installare molti impianti fotovoltaici per poter produrre l'energia di cui abbiamo bisogno. Non è necessario installare soltanto molti impianti fotovoltaici, bisogna installare molti impianti fotovoltaici e sfruttare la loro energia, poter sfruttare la loro energia soprattutto quando questi sono in grado di produrre questa energia. Allora è evidente che sulla notte non abbiamo soluzione, perché molti di noi hanno bisogno di energia soprattutto di sera, però per questo possiamo ovviare con dei sistemi di accumulo con delle batterie. Io nel pannello che produce energia accumulo una batteria che io poi andrò a scaricarla fino alla mezzanotte, diciamo, no? E in questo modo riesco a consumare l'energia che io produco. L'energia fotovoltaica chiaramente ha delle regioni che sono più prestanti di altre, diciamo, nonostante la latitudine, però diciamo è comunque una tecnologia che ormai è ben diffusa su tutta l'Italia, ok? E ripeto, vi faccio vedere l'ultimo grafico, poi entriamo nel vivo delle comunità. Tutte le previsioni che ci dovrebbero portare a quella neutralità carbonica ci dicono che nel 2050 quasi tutta l'energia elettrica dovrà essere prodotta o con l'eolico o con il solare. Bene, quindi anche l'eolico chiaramente è un'energia rinnovabile con la quale dover fare i conti, ma non possiamo farmi conti a Reggio Emilia, chiaramente, no? Magari in Puglia sì, ma a Reggio Emilia. Bene, allora, il fotovoltaico da oggi non è rappresentato soltanto da quei pannelli che vediamo installati sui tetti delle nostre case. C'è molta tecnologia oggi, molta ricerca dietro al fotovoltaico, c'è un fotovoltaico che sarà sviluppato ad esempio con delle tecnologie organiche e che quindi diventerà flessibile, esteticamente più appetibile.
appetibile, più interessante, che potrebbe avere anche costi minori e potrà coprire superfici sempre più diverse. Il punto però non è questo. Il punto è che se da un lato la ricerca e la scienza e la tecnologia devono metterci a disposizione dei materiali, delle tecnologie sempre più prestanti, dall'altro dobbiamo anche noi mettere, diciamo così, portare il nostro contributo. Cioè dobbiamo trasformarci da consumatori a quello che viene definito prosumer, cioè gente che produce, o meglio, gente che consuma, ma che produce anche energia. In un qualche modo dobbiamo cambiare un po' quella che è la nostra, il nostro approccio verso l'energia, che è qualcuno la produce e noi la consumiamo e la paghiamo. Dobbiamo arrivare a un approccio in cui l'energia certamente la consumiamo, ma dobbiamo contribuire anche a produrla. Ok? Quindi è una rivoluzione, se ci pensate, da un certo punto di vista, perché ci porta in una, ad avere dei comportamenti molto più proattivi verso l'energia. E, diciamo così, quali sono le due strade maestre per andare in questa direzione? La prima è quella dell'autoconsumo collettivo, che vi vado subito a spiegare di cosa si tratta, e la seconda è quella appunto delle comunità energetiche. Autoconsumo collettivo, lo vediamo sintetizzato in questo disegno, fondamentalmente vuole dire che noi facciamo finta che siamo un condominio, ok, quindi abitiamo tutti vicini, montiamo sui nostri tetti o nelle zone comuni o nella nostra area verde, insomma cercheremo di capire qual è la nostra situazione architettonica, creiamo attraverso dei sistemi di energia rinnovabile, quindi in questo caso ce lo siamo già detti, attraverso pannelli solari fondamentalmente, e la possibilità di creare energia e di consumarla non più come singoli, ma come persone che abitano ad esempio in condominio. Quindi in tanti mettiamo a disposizione una superficie di un tetto o nella nostra area comune per produrre energia che tutti quanti consumeremo. Quindi l'autoconsumo collettivo si basa su una necessità fondamentale, e cioè che abitiamo tutti vicini. Ok? La comunità energetica si basa fondamentalmente sullo stesso concetto, ma fa un passo in avanti, cioè non ha più la necessità di dover per forza abitare tutti vicini. Quindi, cosa dice la normativa? Che un insieme di persone maggiore di due, quindi più, quando non sono soltanto io, ma sono io e qualcun altro, possiamo condividere l'energia rinnovabile e scambiarcela fondamentalmente. Allora, le stime di sviluppo di quelle che sono le comunità energetiche ci dice che nel giro di 5 anni potrebbero diventare 40.000 in Italia. Anche qua i numeri hanno un valore, cosa vuol dire 40.000? Ma guardate, se io guardo quante piccole e medie imprese potrebbero dotarsi di questo sistema, qua c'è scritto 10.000. Uno dice 10.000 è un numero enorme, in realtà quante sono le piccole e medie imprese in Italia? 760.000, quindi comunque stiamo parlando di ancora di esperienze, non dico di esperienze di lotta, però di poche esperienze rispetto alla totalità del paese. Così come se rapportiamo questo discorso ai numeri che vi facevo vedere in apertura di questa chiacchierata, chiaramente non è che la comunità energetica va a risolvere tutti i problemi energetici, però ci porta in una direzione. Ok? Bene, cos'è? Come la possiamo definire una comunità energetica? È una comunità che si basa sulla possibilità di produrre energia da parte dei privati. Cioè sono i privati che possono produrre energia e la devono però proporre da fonti rinnovabili, ok? E soprattutto devono sfruttarne le potenzialità a favore della collettività. Quindi c'è dentro sicuramente un discorso di produzione di energia, c'è dentro un discorso di quindi risparmio, ma anche un discorso di comunità. Qui si apre un quadro che è quello che ancora oggi ci dà un po' di a pensare, nel senso che questa è l'idea, ci sono delle linee, delle direttrici, dei quadri di riferimento che ci portano in questa direzione, ma ancora non tutti i decreti, non tutte le cose sono perfettamente, diciamo così, purificate. Però diciamo, senza diventare troppo tecnici, c'è una normativa europea, ok, che ci dà un quadro di riferimento. C'è una normativa nazionale che ci dà delle specifiche molto più dirette, e poi ci sono anche degli indirizzi regionali che ci possono, regione per regione, mettere in condizioni più o meno favorevoli di creare quelle che vengono chiamate comunità energetiche.
Quindi per ciascuno di questi quadri di riferimento chiaramente c'è tutta una specifica che, se vogliamo, poi la possiamo approfondire, ma ripeto, adesso non voglio annoiarmi con queste specifiche, ma che fondamentalmente vanno a definire quello che deve essere il perimetro che caratterizza una comunità energetica. Vi faccio un esempio. Fino all'ultimo decreto, una comunità energetica, cioè un sistema di persone che si mette assieme per produrre energia, non poteva superare i 200 kW, ok? Oppure diceva e normava come dovevano essere i rapporti fra i vari componenti della comunità energetica, o ci diceva come questi componenti della comunità energetica si devono rapportare con la rete di distribuzione nazionale. Quindi una serie chiaramente di tecnicismi che ci va a identificare come deve essere costruita una comunità energetica. E poi però, diciamo, nel proprio questione dell'ultimo anno, degli ultimi mesi, c'è stato una nuova direttiva, diciamo così, un nuovo recepimento di quelle che erano delle forti indicazioni europee, che ha, diciamo così, potenziato, almeno idealmente, perché adesso vedremo nei prossimi mesi se sarà proprio così, quelle che sono le caratteristiche di una comunità energetica. E quindi dice la comunità energetica, ad esempio, lo vediamo in questo schema riassuntivo, una comunità energetica non può arrivare fino a 200, può arrivare anche fino a un megawatt, quindi diciamo così, un gruppo più ampio di persone o di soggetti può mettersi assieme per andare a produrre energia. E poi fa soprattutto dei riferimenti diversi per quanto riguarda il perimetro. Anche qui, intendo in due parole, no? Noi siamo abituati che l'energia viene prodotta da qualcuno che viene portata nel nostro. In questi passaggi c'è l'alta tensione, la media tensione e la bassa tensione. Qui ci sono delle cabine, che vengono chiamate cabine primarie, cabine secondarie, che ci portano l'energia. Allora, se la comunità energetica la puoi fare solo con le cabine secondarie, chiaramente che sono quelle a media a bassa tensione, allora il perimetro della nostra comunità energetica non può essere molto vasto. Se le puoi portare fino alla cabina primaria, che è quella che prende l'alta tensione, il perimetro può essere molto. Quindi le ultime indicazioni ci portano verso comunità energetiche che possono essere più grandi, diciamo, ok? E che fondamentalmente spingono verso quello che dicevamo prima, quindi verso quello che è un autoconsumo collettivo, quindi persone che abitano vicine e in base a come vivono, in base a quelle che sono le loro necessità, decidono di produrre energia e di soprattutto autoconsumarsela, ok? Cosa vuol dire autoconsumarsela? Quello che dicevo prima, cioè mentre la produci, la consumiamo. Con quella che non consumiamo, cosa facciamo? La rimettiamo nella rete, oppure la mandiamo in un sistema di accumulo e quella che non viene consumata la rimandiamo nella rete. Ok? In Italia, però, questo è un altro concetto che è importante, si è deciso che anche l'autoconsumo sia un autoconsumo virtuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà io per fare il mio autoconsumo ho comunque bisogno di una rete pubblica, nel senso che io produco energia, la metto nella rete, quindi lo vedete in questo schemino, no? Nel palazzo di destra l'energia che viene prodotta dal mio pannello non va direttamente ai vari appartamenti, no? Va alla rete pubblica e dalla rete pubblica viene ripescata dai singoli appartamenti. Diversa rispetto a questo caso in cui l'energia viene prodotta sul mio tetto ma direttamente agli appartamenti. Quindi nel caso di destra abbiamo una situazione di autoconsumo virtuale, di consumo virtuale, nel senso che io la prendo, la metto, diciamo così, la mia batteria è la rete pubblica fondamentalmente e da lì la ripenso, ok? Chi può fare comunità energetica? Comunità energetica lo possono fare le persone fisiche, le piccole e le medie imprese, gli enti territoriali e le autorità locali. Una cosa importante è che le comunità energetiche non devono essere fatte per diventare la nostra prima fonte di reddito. Cioè io non posso come imprenditore o come imprendimento fare quello che produce comunità energetiche. Io posso dire, sono un imprenditore, ho un capannone, ho dei tetti, lavoro la ceramica, però mi interessa mettermi in rete con altre persone e con queste lavorare anche sul tema dell'energia, ma non può essere la mia attività principale.
ok? Io sono agricoltore, utilizzo i tetti delle mie stalle per andare in questa direzione, ma non può essere la mia attività principale. E come ci normiamo tra di noi? Tra di noi ci normiamo come si normano i soggetti giuridici autonomi, ok? Quindi bisogna darsi uno statuto, bisogna darsi degli atti costitutivi e poi esiste, diciamo così, una modalità di suddivisione dei quelli che sono gli introiti che poi andrà a essere pesato con quelli che sono stati gli investimenti iniziali. Vi porto velocemente a questo ultimo schemino, ripeto, perché poi se vogliamo approfondire delle cose lo facciamo dopo più tardi. Di che numeri stiamo parlando quando si parla di comunità energetica? Allora, intanto dobbiamo fare chiarezza. Intanto si sta parlando di un risparmio, nel senso se io non pago più l'energia che consumo, o comunque se la grande maggioranza dell'energia che io prima ho consumato, adesso me la produco io quella non la pago più, e questo già lo sappiamo in questo periodo, ci produce un grosso risparmio. Okay? Poi però ci sono degli incentivi sul tavolo, degli incentivi che un po' come avete visto all'inizio della presentazione, quando ci sarà impennata degli impianti fotovoltaici, lo Stato, l'Europa, l'Italia mettono sul piatto affinché sempre più persone decidano di andare in questa direzione. Questi incentivi, adesso facciamo una media, più o meno dovranno produrre circa 118 euro per megawatt ora. Ok? Allora anche qua a me piace riportare la chiacchierata su delle cose concrete, perché sono cioè cosa vuol dire 118 euro per megawatt ora? Allora, noi sappiamo ad esempio che una famiglia, mediamente in un anno di 4 persone, potrebbe consumare circa 3,5 megawattora, ok? Quindi 3,5 megawattora con questi incentivi vuol dire 413 euro all'anno. Cambiamo completamente esempio, andiamo a prendere un agricoltore, ok? Un agricoltore, una piccola azienda agricola, consuma circa 0,45 megawattora per unità bovina. Sarebbero circa 53 euro all'anno per unità bovina per 20 anni. Quindi dopo ognuno fa i suoi conti. Questo per riportarci sul mondo dei numeri. Ma ripeto, questi sono i numeri degli incentivi. Dopo ci sono i risparmi legati al fatto che più grossa sarà la capacità, più grande sarà la capacità di produrre energia, meno bollette, meno saranno pesanti le bollette che io devo pagare. Però legato a questi numeri c'è anche un altro tema che probabilmente andrà a presentare il presidente di ACE, e cioè che non sono numeri che possono cambiare la vita di una famiglia, ma sono numeri che possono lavorare in quello che è l'altro grande tema delle comunità energetiche, cioè il fare comunità e il creare occasioni di crescita per la comunità che si è dotata fondamentalmente di questo sistema. Ma chiudo qua, come ripeto, se vogliamo approfondiamo. Buonasera, sono Marco Corradi, presidente della Grande Casa di Reggio Emilia, noi ci occupiamo di social housing, di housing sociale, sull'edilizia sociale, e naturalmente su questo tema siamo poi voi, vi spiego con le ragioni in parte sono già state accennate. Farò un discorso un po' più complesso, non spaventate.
perché quello che vorrei far capire, in parte è stato detto, cosa c'è dietro e qual è la visione. Cioè, naturalmente in questo momento noi non è che stiamo parlando di una questione che si fa domani mattina e si conclude domani mattina, siamo momenti di grandi cambiamenti per cui stiamo costruendo il futuro delle nostre città, delle nostre comunità dei prossimi 10, 20, 30, 40 anni. Uno potrebbe dire troppo ambizioso, troppo lungo, quando bisogna fare dei cambiamenti, quindi sono questi. Quindi bisogna avere anche l'ambizione di guardarsi, no? La punta di piedi, ma di provare a guardare un po' più avanti se vogliamo fare dei cambiamenti profondi. Questo per quale motivo è già stato detto. Cambiamenti climatici, la dipendenza dai paesi terzi che sono produttori di energia, se ne parla dal 2008, invece il problema è scoppiato, ma ne parliamo dal 2008. Le città che hanno un problema di un patrimonio che è questo, e dove c'è una sostenibilità della gestione del patrimonio che mette in difficoltà l'Unione Europea di circa 100 milioni di famiglie. E quindi la necessità di fare un salto di qualità, di fare un cambiamento digitale rispetto a tutto questo. Come primo obiettivo principale è quello della decarbonizzazione, riuscire all'intelligenza energetica, quindi è stato detto l'obiettivo da qui al 2050 l'abbattimento dell'80% dei consumi energetici, naturalmente con la riqualificazione di tutti i patrimoni pubblico e privato, 2050 è molto presto ad arrivare, e poi via via nel frattempo sono man mano che si iniziano, si parte nel 2008 per lavorare il Parlamento Europeo per messo insieme tutto il mondo associativo, politico, europeo per dibattere i temi, i cambiamenti climatici e le emissioni energetiche, via via. Strada facendo, ci sono acquisiti conoscenze, competenze, esperienze, per cui dentro ci sono infilati tutta una serie di ragionamenti che si porta dietro tutti i dibattiti sulle smart city e quindi le città intelligenti. Smart city significa non intelligente dal punto di vista tecnologico, ma sostanzialmente città efficiente da tutti i punti di vista, dei servizi, delle tecnologie, della cultura, della scuola, della formazione, di conto degli spazi, delle infrastrutture e così via. Tutto ciò finalizzato ovviamente tra benessere e sostenibilità. E di qui avrete a vedere tutte le varie sigle che sono più fuori, no? Il programma 50-50, però è stato accennato prima, ma tutti i dibattiti sono di Bauhaus, è da un anno poco più che si è aperto un dibattito all'interno dell'Unione Europea su come devono essere le nuove città e quindi con un nuovo confronto su la pausa è una scuola di pensiero, di una linea del mondo dell'architettura che fa parte degli anni dei primi anni del 300, che ha stabilizzato un pezzo di storia dell'architettura italiana. E con questa sigla si vuole dire che si parte con la discussione e il dibattito di come devono essere fatte le nostre città. Dove dietro, poi ripeto, sostanzialmente ci sta il benessere delle persone, la sostenibilità di quelle che sono la nostra vita in termini appunto di salute, di benessere generale, ma poi soprattutto dal punto di vista dei costi. E quindi la sostenibilità economica direi che è fondamentale. Perché questo? Perché noi stiamo sprecando risorse, le città sono disorganizzate. Abbiamo fatto degli studi anche su Reggio, con l'università in questo caso qui, l'Università di Ferrara, sappiamo che se riorganizziamo i servizi intorno all'abitazione possiamo arrivare a risparmiare fino a 2.500 euro di famiglia all'anno, e più se aggiungiamo 1.000 euro classici medi di efficienza energetica, vuol dire che ogni anno potremmo restituire alle famiglie 3.500 euro, che non è più un prezzo fantastico, o comunque sono risorse che in questo momento stiamo buttando via. È chiaro che c'è un mondo da riorganizzare. Quindi cosa c'è dietro questo ragionamento sulle comunità energetiche? Quello di mettere insieme tutto un ragionamento che va dall'autoproduzione e dall'autoconsumo, che parte da prima, l'obiettivo nostro è quello dell'edificio a consumo quasi zero. Noi dal 2022 al 2050 dovremmo avere gli edifici a consumo quasi zero. Cioè vuol dire che se oggi spendete 1.800 euro di bolletta non dovreste spendere più di 250 euro. Questi sono gli edifici in classe A, poi naturalmente c'è tutto il tema di riqualificazione del patrimonio edilizio estetico, un po' più complicato che fanno i nuovi, però ci possiamo arrivare oggi con l'ultima sperimentazione di tecnologie tecniche, e l'ultima versione c'è quello che non solo dovrà essere a consumo
energia quasi zero, dovrebbe essere anche capace di autoprodurre e autoconsumare energia in modo particolare elettrica e andare verso la transizione elettrica, quindi pompe di calore elettrica e quindi uscire dall'utilizzo dei gas all'interno dei nostri fabbricati. Questo è tutto ciò che si sta sviluppando. Io cerco quindi di mettere insieme un po' i diversi elementi, perché in mezzo c'è tanta roba da fare, non vi dovete spaventare, la complessità è necessaria da prendere, però conosciamo i problemi, sappiamo le tecniche, insomma è un mestiere che conosciamo. È chiaro che, come ho detto prima, abbiamo un mondo per orientare in un certo modo, dobbiamo orientare in un modo diverso e ci vorrà un po' di tempo per riorganizzarlo, ma non ci dobbiamo assolutamente spaventare, lo dico perché bisogna fare queste robe qua, non permette che non si faccia fuori, no, è la strada, anche perché, adesso mi inserisco un po' nel dibattito, qui dopo va avanti, va di luce. Ripeto, è dal 2008 che si è aperto il dibattito, ho partecipato a visto che faccio parte dell'associazionismo europeo, sono anni che partecipo ai tavoli di gruppi di lavoro della Commissione europea della Ginevra, tutto ciò che si è sviluppato in questi anni lo conosco molto bene, e dal 2008 che si discute di questi temi, purtroppo perché arriviamo oggi, perché ogni tanto c'è qualche, perché visto che non c'è solamente la Commissione europea, non c'è solamente il Parlamento, ma c'è anche Consiglio d'Europa, e quindi ci sono gli stati che decidono in qualche maniera, ogni tanto qualche volta ti rifrena male. Quindi il ritardo è perché purtroppo c'è ancora una visione a volte un po' troppo localistica a livello nazionale, che per tutta una serie di interessi frena. Adesso sapete che c'è una nuova direttiva che è in discussione in questo momento al Parlamento europeo, se ne è dibattuto, no? Adesso, io personalmente non ero dell'idea quando si è aperta la discussione sul fatto che gli stati devono essere in classe tra qualche anno di diminuire una classe, di un'altra classe, un'altra classe. Io ho sempre preferito da anni, che faceva parte anche di discussione qualche anno fa, di stabilire obbligatoriamente che tutti i paesi ogni anno devono riqualificare il 3% del patrimonio. Punto. In questo modo i paesi fanno degli incentivi, tipo incentivi ICI, ovviamente modulato, e favoriscono processi di qualificazione del patrimonio, perché obiettivamente quando metti in mano un fabbricato lo fai da cima a fondo, lo qualifichi interamente, non è che faccio un anno, ci monto quasi molto il tempo valore, tutto l'anno dopo il cappotto, anche perché oggi quando si fa un intervento complessivo non è più solo il cappotto serramento, ci va dentro tanta altra roba, di altre tecnologie per l'edificio e un organismo complesso dal punto di vista di ciò che ci si va a introdurre in termini tecniche, tecnologie e materiali, non è che fai con delle pezze che metti di qua e di là, e anche la filosofia che dobbiamo superare in qualificazione. Però per dire su questa direttiva, per dire qual è il senso della direttiva che è in corso adesso, fino adesso mi ha scherzato, adesso basta, perché in effetti l'ultima direttiva sull'efficienza energetica è stata disattesa dal punto di vista dei risultati. Quindi se qualche anno, se 5-6 anni fa, si era posto gli obiettivi che sono stati raggiunti, adesso il problema è cominciamo a fare più serie, se no nel 2050 non ci arriveremo mai. Quindi la strada è quella, ci metteremo un po' di tempo, dovremo organizzarci, ma da questo fatto noi non abbiamo nessun'altra alternativa che seguire una strada che ci porta verso un mondo che non per forza di cose deve essere buono, altrimenti non resistiamo come sistema. Tu ripeto, la guerra con l'Ucraina, la crisi energetica che è scoppiata ci ha fatto vedere come siamo finita la parte. Quindi cerco di vedere come riusciamo a tradurre queste cose, come la comunità energetica, come porto per terra un po' la filosofia e temi di carattere generale. Vabbè, noi gestiamo all'interno di 560 fabbricati, misti pubblico-privati, questo per dire che comunque il patrimonio. Questo è un pezzo della fotografia del Comune di Reggio, perché si parla sempre su Reggio di alcuni quartieri, da 30 anni sono presenti di una marea di fabbricati, ma questo lo dico per far comprendere come il patrimonio pubblico in un qualche modo all'interno delle politiche della casa può svolgere delle funzioni che vanno oltre a quello che sta svolgendo adesso, quindi rispetto non solo a ciò che c'è dentro il patrimonio pubblico, ma anche a ciò che c'è fuori. E partiamo dalla proprio adesso. Partiamo dalla sostenibilità economica. Adesso questa è la fotografia della fascia più povera della popolazione, quindi vediamo
famiglie, il 54% delle famiglie che non arrivano ai 7600 di Chiarferise, però dentro c'è anche, cioè, sappiamo benissimo come tantissime famiglie nostre leggere non è che abbiano le grandissime risorse, spesso la fatica di fare a fine del mese è quella che costa dell'abitazione e sono piuttosto solo alti. È riconosciuto a livello internazionale che quando i costi dell'abitazione, che sia una rata di un mutuo, un canone d'affitto, più le spese condominiali, energetiche, questi costi, nel rapporto rispetto al reddito superano il 30%, come vuol dire che la casa è insostenibile e la famiglia, quella famiglia, è, può essere, si può trovare in difficoltà, a rischio anche di trovare situazioni di povertà. Quindi questo è il primo problema che abbiamo, perché la casa costa. E quindi il primo obiettivo che abbiamo è quello di vedere come ridurre i costi della situazione. Questa è una tabella che ho fatto sulla prima colonna sui canoni medi, si va da quelli sociali fino a quelli, diciamo, più o meno di mercato del valore dei canoni concordati, per farvi capire quanto può incidere il canone d'affitto. Se ci aggiungiamo le spese prima della crisi energetica, possiamo arrivare, se guardiamo l'ultimo valore che abbiamo in fondo di 7.200 euro totali, diciamo che sono i costi medi dei canoni concordati, che non sono quelli di mercato, sono appena un po' più bassi, però capite bene che quando uno spende 7.300 euro, io sono posti abbastanza ottimistici in questo momento, per l'abitazione, diciamo, fare due conti, casa propria e casa vostra, se consideriamo che il 38% delle famiglie sono monopersonali, capite bene che c'è già tanta gente che fa fatica. La casa si può ottenere dei pezzi importanti del proprio reddito e quindi gli vengono le risorse per fare tante altre cose. E da qui c'è tutto il tema della povertà energetica, con in particolare colpisce gli anziani, che sono quelli che utilizzano maggiormente la casa, quindi hanno maggiori costi, ed è ovviamente le famiglie che hanno redditi bassi. Però la povertà energetica è un fenomeno piuttosto. In futuro ci sono i rischi anche di velocità, adesso questo è un rischio di velocità nostra, guardate che i condomini privati con le bollette che stanno girando c'è il rischio di fuoco, diverse situazioni. Dopodiché questo fa parte del filone, diciamo, del costo dell'abitazione, per tenerla breve perché c'è tanta roba, se no. Noi abbiamo sul comune capoluogo con la regione abbiamo fatto una fotografia, diviso la città in 70 zone, ed è un lavoro che si potrebbe fare, se stasera parlo, se posso parlare con la cittadina, parlo anche dell'amministratore. Questo è un lavoro che si potrebbe fare anche sui territori comunali, nell'incrocio delle banche dati, perché la conoscenza del territorio in termini di patrimonio, che c'è stato il patrimonio, chi ci abita, ci sono italiani, stranieri, quali sono i livelli di reddito, quali sono l'età delle persone, se sono famiglie, eccetera, sono tutte quelle informazioni che servono per andare a vedere come riorganizzare il territorio dal punto di vista dell'infrastruttura abitativa, ma anche dal punto di vista dei servizi collegati all'abitare. Per le ragioni che dicevo prima, perché abbiamo bisogno di avere edifici intelligenti che costano poco, ma bisogna avere anche servizi che siano meno costosi e meno onerosi, recuperando facendo economia di scala. E qui l'incrocio delle banche dati diventa un elemento molto importante. Abbiamo fatto un lavoro insieme alla regione, insieme al sistema della ricerca regionale, proprio per cercare di creare un modello di dati, di informazioni, di indicatori che ci servono per leggere ciò che avviene sul territorio, e questo per fare pure le politiche e definire la programmazione degli investimenti. Questo è un esempio molto semplice, insomma, di un pannello di controllo, in questo caso qui sulle prestazioni difficili che abbiamo, e questi sono i dati che si possono avere per farci capire cosa stiamo parlando sullo spaccato sociale di un quartiere. Naturalmente dopo c'è un elemento di conoscenza di quelli che sono i bisogni che si fa attraverso le interviste. Durante il lockdown noi abbiamo fatto centinaia e centinaia di telefonate mentre cercavamo di capire come stavano i nostri inquilini, anche per sapere quali erano i problemi della casa, quali erano i beni primari o i problemi principali che ci segnalavano. Gli anziani, ad esempio, la spesa a domicilio, il farmaco a domicilio, per come è organizzata la rete commerciale,
fatto per fare un esempio, no? Perché tutte queste informazioni servono appunto per conoscere quelli che sono i bisogni che possono essere in un qualche modo riorganizzati in un quartiere. Qui ci sono i tre pilastri fondamentali del lavoro che si vuole fare, quindi innovazione sociale intesa come comunità in termini di coesione, di inclusione, quindi di lavorare insieme e di condividere beni e servizi in termini di smart building, quindi di fabbricati intelligenti riqualificati, e naturalmente ciò che dal punto di vista delle tecnologie servono per fare stare insieme in sistema e riuscire a realizzare quello che si vuole fare. Quindi bisogni, quindi l'impatto esponenziale sulle comunità e territori, fatto di la conoscenza dei bisogni, la riorganizzazione dei servizi, ovviamente per migliorare la qualità della vita e avere i servizi di qualità. Smart community, qui vedete un po' tutto quello che in qualche modo rappresenta le cose che ho detto all'inizio, quando vi parlavo di smart city, di edifici intelligenti, di comunità, eccetera. Qui c'è la fotografia di quelle cose che dovrebbero in qualche modo essere organizzate all'interno del territorio, che sono quelle cose che vi porteranno in tasca quei famosi 3.500 euro all'anno che vi dicevo all'inizio, che sono il nostro obiettivo principale che abbiamo. Le comunità energetiche, ne avete già parlato, partono con l'obiettivo di ottenere il 3.500 euro all'anno che si deve vengono sia la CE che l'autoproduzione e l'autoconsumo, per me sono tutte e due uguali, ma per la dimensione, quella dell'autoproduzione e del consumo è quella che si fa sul singolo condominio, la comunità energetica è quella che si fa sul quartiere. La differenza è sostanzialmente questo, ma non cambia molto l'obiettivo finale. Cambia quella comunità energetica intesa come territorio bianco, parte di avere opportunità sicuramente maggiori, e quindi è questo che in qualche modo dobbiamo puntare. Nel dibattito, e quindi, sempre andando molto velocemente, qual è il disegno di un quartiere o di un comune come può essere il comune di Viviano, di Cagliano, di Montecchio, insomma, quali sono gli obiettivi che ci stiamo dando sui territori? Quindi quello di avere edifici intelligenti, e qui vedete un attimo la fotografia di quello che si è in testa, quindi con dispositivi di misura, fotovoltaico corbiniale, sistema di accumulo elettrico, la mobilità elettrica, l'utenza a basso consumo, quindi c'è tutto il tema anche degli utilizzatori che per forza di cose diventeranno tutti elettrici, naturalmente in caso oggi sono quasi tutti elettrici, che devono entrare in cucina, ma in futuro ci saranno anche cucine elettriche, con quella di induzione, con un po' da risolvere, però diciamo al futuro un po' anche su questo. Se vogliamo togliere il gas dalle abitazioni. Gli edifici a consumo quasi zero, quindi in questo progetto vuol dire sostituire i cappotti, i serramenti, ma soprattutto tanta tecnologia, che è quella che ci fa fare il salto di qualità, ovvero riqualificare un fabbricato con il sistema tradizionale, serramenti, cappotti, ci porta un meno 40, l'obiettivo nostro è fare un meno 80% di consumo, ovviamente, con l'introduzione di pannelli fotovoltaici, è stato già detto, con le batterie, anche con le pompe di calore elettriche e con un sistema di distribuzione dell'energia, di erogazione dell'energia che ci consente di avere non solo il caldo d'inverno, ma anche il freddo d'estate con lo stesso sistema impiantistico e tutto quanto fatto funzionare un sistema elettronico che gestisce in modo più efficiente possibile tutto quanto, quindi tutto quanto il sistema, e naturalmente trasmette informazioni, quelli che sono gli studenti, che sono quelli che con l'applicativo, infatti fare in modo che sono semplici, gestiscono la propria applicazione conoscendo effettivamente i consumi, potendo regolare tutto quanto, perché anche questo sappiamo, ho fatto una sperimentazione anni fa con il Reggio, sappiamo che solo usare in maniera intelligente una termovalvola elettronica, possibilmente non puoi parlare con la centralina di tutto il termoprogramma, ci porta in un condominio meno 20% dei consumi, tanto per dire come anche i comportamenti umani sono molto, molto importanti. Qui sono alcune immagini di cosa significa edificio consumo così zero, che definisco.
discorso del fotovoltaico che è stato fatto prima anche da, dal professore. E la, quindi stiamo parlando di edifici a grandissima qualità dal punto di vista elettrico. Ho già parlato del manuale, perché comunque la conoscenza di ciò che avviene all'interno dell'abitazione del vento è molto di molto importante, perché i comportamenti umani, l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, fa parte, diciamo, di tutto quello che deve essere fatto per la parte di consumo. Per fare la comunità energetica c'è una comunità di abitanti, adesso detta così, che adesso si possa mettere insieme solamente un gruppo di persone. C'è da lavorare sui temi della coesione e inclusione sociale. Perché ho detto una cosa molto importante, adesso ci sto arrivando. Perché nell'idea nostra, quella della comunità energetica, cioè far risparmiare 200, 300 euro alla famiglia. Vabbè, tanti fotovoltaici, che serve appunto per intanto la pompa di calore, in qualche modo va per conto suo con quello che autoproduciamo e utilizziamo. E quindi già questo vuol dire che non abbiamo più il gas e la produzione di acqua calda per i nostri impianti di riscaldamento la facciamo con un sistema che funziona appunto con quello che produciamo utilizzando il sole. Però noi avremo anche dei vari incentivi che possono far lavorare, perché è quello che in un qualche modo si può fare con le comunità energetiche. Qui va avanzato, perché c'è un il tema su ciò che occorre fare all'interno dei quartieri per fare comunità, perché la comunità energetica c'è anche un mondo di servizi di comunità, in termini di servizi alla persona, di servizi di collegio, di cessione di beni usati, di servizi energetici e di sconti che in qualche modo si possono ottenere. E cioè noi andiamo a creare un borsellino con la comunità energetica, cioè le risorse, cioè per la comunità energetica noi ci arriveranno delle risorse. Uno, come dicevo prima, per far funzionare da dove mettiamo le fonti di calore in piano. Due, per dare dei risparmi alle famiglie. Tre, per creare all'interno della comunità un fondo di sviluppo di iniziative e attività e servizi condivisi. Questa è la leva sulla quale si vuole lavorare con le comunità energetiche a livello comunitario, a livello nazionale e a livello regionale. Quindi usare parte di quelle risorse di cui avremo dei benefici per fare dei servizi che altrimenti non faremo mai. E questo è quello che farà la differenza nell'abbattimento dei costi e delle spese all'interno di un sistema abitativo, lavorando quindi sui servizi abitari dei condomini e quali possibilità. Questo è il vero valore su cui occorre lavorare. E a Scandiano stiamo facendo questa sperimentazione con stiamo lavorando da diversi anni a parte il sistema della ricerca regionale e l'Ici Tenerra, città di Bologna, con la regione Emilia Romagna. Noi adesso gli obiettivi, come dicevo prima, sono i benefici sociali, ambientali ed economici. Siamo in una fase sperimentale, che sono 4-5 anni che raccogliamo dati, quindi adesso abbiamo la conoscenza che naturalmente l'obiettivo non è che mette su fuori il pannello, l'obiettivo è mettere su i pannelli che servono, e quindi c'è un problema perché sono investimenti che si vanno a fare. Quindi dopo alcuni anni di raccolta dati e di analisi che state fatte, abbiamo una buona conoscenza di quello che succede con il fabbricato, probabilmente mettono con il fabbricato nella sua storia, perché le famiglie sono diverse, gli abitanti sono diversi, i comportamenti sono diversi, però bene o male, oggi c'è una conoscenza tale che ci permette di fare una progettazione anche di raffinata a questo punto e da questo punto di vista. Vi ho già fatto un accenno di come funzionerà in questo caso qui il sistema, ci sarà la parte energia che verrà utilizzata dalla batteria, altri che verrà messa in rete. In questo caso quindi avremo i benefici con l'autoconsumo diretto, la vendita di energia e l'incentivo premio. Vi dicevo prima, in questo caso parte delle risorse andranno nelle tasche degli abitanti, parte in questo caso qui sono le risorse che avremo usato all'interno del condominio per abbattere, per fare le spese di manutenzione straordinaria. E quindi si crea un fondo per fare, in questo caso si è deciso di usarli per fare la manutenzione e avere le risorse per i prossimi 10 anni di manutenzione straordinaria all'interno dei fabbricati, comunque sono interventi che sono necessari da fare.
con un impianto che è 60 kW, spesso dentro delle cose particolari, però noi abbiamo visto che il tempo di ritorno, adesso qui è molto ottimista, però stimiamo che vada dai 2 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo il tempo di ritorno dell'investimento che si va a fare all'interno di questi fabbricati, soltanto quelli che sono gli incentivi. Quindi questo lo ripeto, ogni caso è un caso a sé, però sappiamo che i tempi di ritorno sono molto brevi. Questo mi dice che gli incentivi saranno decennali, noi adesso vedremo cosa uscirà prossimamente, quelli che sono quelli che stanno facendo con l'Enea, perché sappiamo quello che dovrebbe uscire, però di fatto ancora non ci sono i dati precisi, però di massima sappiamo che i tempi di ritorno sono molto brevi e quindi c'è la possibilità di fare un investimento sfruttando gli incentivi, utilizzando diverse forme anche con il general contratto che deve rendere fare la manutenzione eccetera, c'è tutto un mondo che si apre, però per dire conviene molto farlo, perché c'è già chi si sta offrendo il bene, molti padelli io faccio lo sconto di 10% di consumo, ma ci guadagna loro sostanzialmente, conviene invece per quello che noi, casa propria, si viene a fare questo investimento perché rientrare l'investimento e come dicevo prima si apre un mondo di fondi, di risorse che mettiamo a disposizione per rovesciare il mondo all'interno del condominio e all'interno del nostro quartiere, che ha dei benefici molto superiori, cioè fare l'effetto leva. Nel caso del condominio di Scandiano, tanto per dire quali sono i servizi che possono essere condivisi, posso adesso c'è un tema anche culturale, adesso noi siamo abituati, però perché non cominciamo a condividere, che ne so, le asciugatrici della lavatrice, per l'Italia forse quelle cose sulla lavatrice, almeno l'asciugatrice condominiale, la cosa che possiamo fare, sfruttando l'energia, e fare in modo che ce ne sia una per un condominio, no? Una per ogni 48 famiglie, cioè ha senso avere 48 asciugatrici e non se mai 2, 3, 4 asciugatrici in un condominio. Dopo ripeto, se ne abbiamo in abbondanza va bene, ma nei modi dove c'è facilità riteniamo che questa sia la strada per aiutare le persone, altrimenti l'UEFA non si può permettere di sostenere qualsiasi cosa. E nell'idea nostra, in questo caso, c'è anche il tema del car sharing condominiale che andremo a far partire, ad esempio in Danimarca, dove si è già fatto gli accordi. Qui a Scandiano partiranno, spero, fra 15-20 giorni i lavori, faremo una grossa riqualificazione di riqualificazione energetica, dicevo prima che andremo a montare anche a cambiare il sistema di riscaldamento, monteremo la colonnina, tra l'altro la direttiva europea prevede che in tutti gli interventi si vanno a fare la colonnina elettrica per l'auto elettrica, per i veicoli elettrici, quindi abbiamo previsto un sistema appunto di utilizzo di auto condominiale che andrà in elettrica, dove i condomini con l'applicativo potranno usare l'automobile come un auto elettrico. Ovviamente sono delle famiglie che non si possono permettere di comprare l'auto, ma in certi casi probabilmente ci sono delle situazioni in cui l'auto spesso è molto in parcheggio, spesso è molto in garage, e quindi anche darsi che ci scopriamo, che ci comprenda, usare i sistemi di noleggio che ci consentono un po' di contenere i costi e di utilizzare ugualmente l'automobile. Naturalmente si tratta di sperimentazioni, sappiamo benissimo che la regione di Milano è sotto base, che ho finito con unità energetiche, non tanti pannelli fotovoltaici sarò probabilmente il tavolo regionale sulle comunità energetiche, quindi vi do queste informazioni che vengono da questa livello regionale. Uscirà un bando che poi incentiverà l'installazione di pannelli. Quello che interessa in questo momento alla regione Emilia-Romagna è che partono le comunità, ma che partono anche le comunità con quelle idee che vi dicevo prima, e quindi con un'idea di sperimentazione. Quindi lo dico perché non ci spaventiamo e siamo davanti a un mondo tutto sperimentale, è tutto da scoprire, non dobbiamo aver paura, l'importante è che sappiamo che quella è la strada che dobbiamo perseguire. È chiaro che avremo delle situazioni di successo, non in termini di comunità, ad esempio il car sharing io ci credo, per altri non ci credono, è una sfida, e poi vedremo se è una sfida che qui vediamo. È un coraggio di presentare e provarci, perché abbiamo bisogno di farvi un mondo nuovo.
questa è la sostanza delle cose che volevo dire. Siccome io per brevità abbiamo già fatto tanto, già tantissime cose, sono già le 10:15, 10:20, io cercherò di fare un intervento magari un po' più breve, siccome tante delle cose che avrei voluto dire anche io, insomma, erano anche parte, diciamo, di una presentazione che avrei voluto utilizzare, già sono state dette, evito di ripeterle, faccio senza presentazione, quindi se volete intanto potete anche accendere le luci se preferite, così ci svegliamo anche un attimo. Mi riprendo direttamente dalla conclusione di chi mi ha preceduto, perché effettivamente io vi illustrerò a grandi linee quelle che sono la realtà della comunità solare, di questa soluzione data dal professor Leonardo Setti, per conto del quale, diciamo, come referente espresso dalla cittadinanza di Montecchio, sono qua a parlarne. Perché dico della cittadinanza di Montecchio? Perché a Montecchio a fine novembre, primo di dicembre, abbiamo fatto un incontro appunto con il professor Setti e parlando di queste comunità solari si è venuto a creare un gruppo di persone interessate, siamo già una decina di iscritti, stiamo cercando di dare vita a questa comunità nel nostro comune, e quindi però siamo ben consci che è un esperimento, quindi diciamo che io al momento sono qua come rappresentante, diciamo, ambasciatore di questa cosa, ma come mestiere faccio anche tecnico commerciale per impianti fotovoltaici industriali e residenziali, quindi vivo abbastanza quotidianamente appunto queste tematiche, quindi sì, il tema delle comunità energetiche è da diversi anni che se ne parla, a livello europeo forse un pochino più evoluto, a livello italiano siamo un pochino in ritardo, anche a livello normativo, come diceva giustamente prima il professor Mignoli, stanno arrivando gli ultimi attuativi, gli ultimi recepimenti, quindi in realtà ancora è un territorio non completamente definito, per cui anche se appunto sono già in partenza dei bandi regionali, eccetera. Prima di dimenticare, volevo poi ringraziare soprattutto anche chi ha organizzato la serata, quindi l'assessore di Bibbiano e tutti gli organizzatori della serata, ecco, per avermi invitato, per dare la possibilità di presentare anche questa soluzione delle comunità solari. E quindi sì, è un grande esperimento, per cui condivido anche quanto detto da prima da Corradi, sarà un percorso lungo, sarà un percorso molto lungo, in realtà quello che stiamo facendo a mio avviso non è neanche una transizione, ma una vera e propria rivoluzione, perché il passaggio da consumer a prosumer, cioè da meri consumatori abituati a ricevere l'energia dai grandi paesi, da alcuni paesi dittatoriali e da grandi multinazionali, un equilibrio che ha retto questo mondo per circa 150 anni, o delle multinazionali che veicolano questi gasdotti, noi abbiamo veramente finalmente la possibilità di diventare parte attiva e di, come dire, trasformare dei costi di bolletta che comunque avremmo in piccoli investimenti, che sono d'accordissimo con chi mi ha preceduto, sempre diceva ognuno di me, cioè idealmente abbiamo questa grande opportunità di diventare attori di un cambiamento. Questa produzione energetica diventerà di una distribuzione dal basso, e quindi hanno già spiegato molto bene il meccanismo delle cabine primarie, quindi produrremo noi la nostra energia. Cos'è una comunità solare? Di fatto è una semplificazione, se vogliamo, sotto un certo punto di vista, del concetto di comunità energetica, perché di fatto va a togliere la necessità di creare uno statuto, di creare tutta la parte legale, insomma, di costituzione, eccetera, perché questo è un insomma, anche prima con l'assessore Leotti parlavamo delle novità, è un percorso anche per comunità solare, insomma, non è una strada tutta liscia, ci sono curve e intoppi da superare, quindi, però in buona sostanza tramite questa piattaforma avremo la possibilità
di aggregare consumatori e prosumer, produttori e anche a come dire, pagare con i premi a chi la produce e a chi l'acquista, a chi la consuma. È un esperimento, cioè un esperimento, è una soluzione che noi dovremmo riuscire a mettere in campo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi altre persone già ci hanno contattato a Quavriago, anche a Bibbiano San Polo, che dire, abbiamo anche qua un qualche Deplian per chi fosse interessato. Oltre al ruolo dei cittadini è importante anche il ruolo delle aziende che sono chiamate a giocare un ruolo nella misura delle loro possibilità attraverso i bonus energetici diventano uno strumento che le comunità solari utilizzano per redistribuire i premi all'interno di questi scambi appunto di energia che ci sono tra i vari cittadini membri. E la stessa amministrazione, secondo uno dei primi esperimenti di Leonardo che ha fatto il professor Setti a medicina, può entrare a far parte con i propri impianti pubblici, quindi possono esserci già impianti esistenti o anche nuovi impianti che saranno prodotti. Ecco, un'altra distinzione adesso che mi viene in mente molto importante è tra la comunità energetica e la comunità solare, è che la comunità solare non ha bisogno, non è soggetta al limite di tempi realizzazione dell'impianto. Le comunità energetiche, le CER, saranno valide solo per i nuovi impianti, per gli impianti che verranno realizzati dopo la realizzazione della CER. La comunità solare consentirà invece anche a chi ha già fatto un impianto di entrare e mettere a disposizione l'energia prodotta in eccesso dai propri impianti. Questa è una distinzione molto importante. Che dire, io non vorrei, sono 10 minuti già che parlo, non vorrei esagerare perché sarebbe più bello poi non fare troppo tardi, visto che siamo anche tanti cittadini, ci sono tanti cittadini, immagino che qualcuno di voi potrà avere delle domande, per cui io casomai mi riservo di dettagliare un pochino di più a fronte di una qualche domanda da parte del pubblico, se siete d'accordo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, altrimenti semmai do prima la parola a Luca Brami, l'assessore all'ambiente di Quavriago, che ci spiega un attimo il bando emanato dalla Regione Emilia-Romagna per la progettazione di queste comunità energetiche. Grazie. Grazie a tutti e a tutte. Buonasera. Abbiamo organizzato questo incontro, uno dei motivi per cui l'abbiamo organizzato in questo momento, nonostante c'è ancora una fase fluida, no, a livello normativo, dicevano prima che devono ancora uscire i decreti adottativi, è proprio perché c'è un bando della Regione Emilia-Romagna che finanzia la progettazione delle comunità energetiche. Questo bando, che apre il 9 di febbraio e termina il 9 di marzo, finanzia appunto fino all'80% a fondo perduto la progettazione delle comunità energetiche, per cui volano, diciamo, delle comunità energetiche, cioè quello che è l'obiettivo è quello di costituire queste comunità energetiche per spingere, no? Da un lato gli investimenti in energia rinnovabile, dall'altro appunto quel tema che hanno spiegato molto bene i relatori legato allo sviluppo e alla crescita delle comunità, no? Che sono uscite martoriate, no? Dal Covid. Ecco, la Regione Emilia Romagna in questo momento finanzia anche la progettazione, e chi può partecipare? Sostanzialmente possono partecipare tutti i soggetti tranne le grandi imprese, e il bando, che appunto ha questa finestra temporale per la presentazione dal 9 di febbraio al 9 di marzo, dà la possibilità
di coprire le spese per gli studi di fattibilità tecnico-economici e per la costituzione e la definizione e la gestione dei progetti. Per cui finanza fino all'80% a fondo perduto e in alcuni casi particolarmente meritevoli, in cui per esempio c'è anche all'interno della comunità energetica i comuni o comunque una funzione sociale, si arriva fino al 90% di finanziamento. La cosa interessante di questo bando è che in questo momento, in questa prima fase, in questa finestra, c'è da presentare unicamente uno schema descrittivo della comunità energetica e una planimetria di come sarà strutturata, dopodiché c'è un anno intero di tempo per andare a fare la costituzione della comunità energetica. E quindi, insomma, per avere i decreti, per strutturarsi e per mettere a terra quello che è il progetto che si presenta adesso. Quindi, insomma, non aggiungo niente, insomma, a quello che hanno già detto i relatori, a cui mi associo e mi accodo, rispetto agli obiettivi, alle tematiche, all'importanza di questo strumento, ma ci tenevamo insomma, come organizzatori a aggiungere questo elemento che è quello del bando. Trovate ovviamente tutti i riferimenti e la possibilità di le informazioni sul sito della regione www.regione.emilia-romagna.it e nella sezione ambiente e energia, dove potete consultare tutto il bando e come dice, la modulistica da compilare. Ci tenevamo appunto a dare informazione rispetto a questa cosa, quindi abbiamo organizzato questa serata anche per questo motivo, insomma, per fare formazione. Ed è stata un'attività, secondo me, importante. Abbiamo centrato l'obiettivo sia per i cittadini, ma anche per noi come amministratori, insomma, no? E la sfida, l'altezza della sfida e l'ambizione delle sfide che dobbiamo affrontare sono senza dubbio centrali per questi anni, per i prossimi anni, per gestire questa fase di rivoluzione, mi accodo a quello che diceva Pellicelli, energetica, ma anche il lavoro sulle comunità, sulle persone e sulla cura del bene comune e delle collettività. Grazie e lascio la parola alle domande se qualcuno vuole intervenire, insomma. Viene qua? Sì, facciamo così. Ci abbiamo. Ma io ho dei dubbi su quello che avete detto, sinceramente, dei gravi dubbi. E quali sono questi gravi dubbi? Ho partecipato a altre conferenze dove c'era il professor Setti, e il professor Setti ha detto che non ci saranno più né gas né petrolio da qui a 20 anni, cioè quindi la decarbonizzazione avverrà forzatamente entro il 2040, non entro il 2050 come avete detto voi, e Corradi non avrà 40 anni per fare i suoi impianti, avrà 10 anni, quindi se non di più. Mi potete dare una qualche spiegazione? È stato fatto un riferimento al 2050 perché penso che sia l'Unione Europea che fa riferimento al 2050. Poi oggettivamente sicuramente sono 30 anni e se vuole io posso aggiungerle che per quello che riguarda la capacità di installazione di potenza fotovoltaica in Italia, se ci saranno gli investimenti che si stanno cominciando a mettere in campo anche grazie ai fondi europei del PNRR e che sembra che arriveranno, perché se non sbaglio la presidentessa von der Leyen ha annunciato proprio qualche giorno fa la volontà di fare addirittura un fondo comune europeo per andare a finanziare questa transizione energetica anche per l'industria. Quindi per fare un esempio, se noi torniamo indietro quando il professor Meglioli prima parlava dell'installazione fotovoltaica che c'è stata in Italia di questi 22 gigawatt, in realtà la gran parte di questi 22 gigawatt, e questo glielo dico perché siccome ha citato Setti lo ripete sempre, è stato, e glielo posso anche dire per esperienza perché
lavorativamente è una cosa che le posso confermare in assoluto, e la gran parte di questi 22 gigawatt installati sono stati installati tra il 2009, 2010, 2011 e 2012, in quei 3-4 anni in cui era attivo il Conto Energia. Io non so quanti di voi, magari tanti ne avranno sentito parlare, qualcuno forse lo conosce. Si trattava di 5 Conti Energia, perché sono stati 5? Perché ad ogni Conto Energia, diciamo, hanno fatto un decalage, un calo dell'incentivo. Il primo Conto Energia credo che pagasse qualcosa come 48 centesimi o giù di lì per kilowattora prodotto, l'ultimo, il quinto, credo che fosse 0,25. Dopodiché, sfortunatamente, nel 2013, a luglio del 2013, l'allora governo, non mi ricordo di chi, decise di sospendere, anziché continuare con questo decalage, annullare completamente il Conto Energia. Dal 2013 al 2021, di fatto, si sono installati circa 2 gigawatt. Perché l'Italia già nel 2012-2013 era arrivata a 20 gigawatt, 19-20 gigawatt, come più o meno la Germania. La differenza è che la Germania, in questi 10 anni di tempo in cui l'Italia è stata ferma, ha continuato a finanziare, e la Germania nel 2021 aveva già 60 gigawatt di potenza fotovoltaica installata, e noi siamo rimasti a 20. Quindi adesso, fortunatamente, nel 2021 c'è stata un'esplosione, e anche nel 2022 addirittura ancora di più. Chiaramente poi la contingenza della guerra in Ucraina, come dire, ha dato un ceffone un po' a tutti quanti e ci ha obbligato a svegliarci. Dico ai legislatori, perché noi cittadini magari con gli adeguati incentivi avremmo continuato anche negli anni precedenti a fare i nostri impianti, ecco. Però chiaramente, per capirci, nel 2012 un impianto da 100 kilowatt picco poteva costare anche mezzo milione di euro, oggi ne costa, a 10 anni di distanza, poco più di 100.000. Quindi oggi chiaramente c'è un ritorno economico molto più veloce, in questo senso va incontro a quello che diceva prima Corradi, e magari per le residenze private non è così veloce come 2-3 anni. Io 2-3 anni li riesco a vedere nei progetti industriali. Sui residenziali, diciamo che dipende da quanto energia ci si va a mettere, perché chiaramente noi oggi, scusate se la prendo un pochino lunga, ma approfitto per integrare un pochino. Noi oggi siamo abituati a pensare al soddisfacimento, al dimensionamento degli impianti pensando alla nostra bolletta. In realtà i nostri classici 3 kW di contatore e alla nostra classica bolletta, dove consumiamo circa 2.000-3.000 kWh di energia annui, è solo un piccolo punto di partenza, perché è l'energia che siamo abituati a consumare quando accendiamo la luce, con il frigo, con i phon, con l'utilizzo comune che facciamo dell'energia. Oggi, come dicevamo prima, abbiamo questa trasformazione in atto, questa rivoluzione che è appena cominciata, che ci porterà ad elettrificare quello che ad oggi è solo un 25% del nostro fabbisogno complessivo. Vuol dire che il 75%, che certo non è tutto residenziale, però comunque nelle residenze, chiaramente, se poi oltre al residenziale ci andiamo a mettere poi anche l'auto elettrica, ci andiamo a mettere tutta una serie di altre cose, chiaramente ogni cittadino nel suo piccolo, poi certamente, ecco, ultima, aggiungo una cosa che prima mi ero dimenticato di dire, solo ad integrare che oltre, quando si ragiona come comunità energetica e quando si ragiona di territorialità, noi abbiamo il nostro compito come piccoli cittadini, come piccoli produttori, ci dovranno essere anche piccoli campi agrivoltaici, piuttosto che piccoli campi magari cercando di limitare un consumo di suolo, quindi utilizzando, che so, cavi dismesse, come già la regione peraltro prevede. Quindi questo per dire che, e ritorno e chiudo la risposta alla sua domanda, è vero, il 2050 è troppo in là, io le dirò di più, è troppo in là pure il 2040, perché se noi ascoltiamo quello che dice, adesso non voglio fare il gretino, ma Greta Thunberg, che comunque una qualche ragione evidenza scientifica ce l'ha, noi dovremmo cercare di anticipare di molto l'asticella. Ora, già quest'anno saranno circa 2,5 gigawatt di potenza installata nel solo 2022.
in questi prossimi anni, in questi prossimi anni, chiaro, per arrivare a questi 75 gigawatt è lunga la strada. Ci si può, con i grandi impianti, se ci saranno i finanziamenti giusti tra impianti industriali, impianti residenziali e impianti di grossa taglia, inclusi magari parchi eolici piuttosto marini, piuttosto che altre forme, ci si può arrivare. Chiaramente è un percorso, quindi anche quello di stasera per me è un'occasione, sono d'accordo anche con quando prima hanno detto che le comunità energetiche non serviranno ad abbattere i costi, cioè non devono essere viste come la panacea di tutti i mali di fronte ai rincari energetici. Servono per fare cultura prima di tutto, perché noi insieme ci rendiamo conto che uniti insieme, ciascuno facendo il proprio pezzettino, potremo mettere a valore e potremo creare tanta energia di quella che ci serve. Ci serve per capire che il mondo sta cambiando, che dovremo adattare i nostri consumi. Banalmente, chi ha già l'impianto fotovoltaico lo sa, la lavatrice non si fa più di notte perché di notte ci hanno abituato che costava di meno l'energia. La lavatrice si farà di giorno, quando l'impianto produce la luce, perché c'è la luce del sole di giorno, per esempio. Magari se avremo la macchina elettrica cercheremo di ricaricarla di giorno, magari nel weekend, oppure quando saremo a casa in pausa pranzo, oppure se avremo la batteria di accumulo, se dovremo fare un piccolo rabbocco. Per fare dei piccoli esempi pratici di quello che vorrà dire un cambiamento di quotidianità per tutti quanti noi, anche di tante piccole cose. Adesso scusate se l'ho fatto un po' lunga, ho approfittato, se volete... No, io volevo aggiungere giusto due cose molto semplici. La prima riguarda chiaramente quello che diceva lei. Allora, è evidente che intanto sono tutte previsioni, no? Quindi se noi continuiamo a consumare come consumiamo oggi, fra 20 anni probabilmente, perché poi magari scoprono nuovi giacimenti, però, ma l'idea è seguire quelle curve che vi ho mostrato anch'io. Quindi è chiaro che nella misura in cui andiamo anno dopo anno a diminuire i consumi, questo tempo di 20 anni andrà a prolungarsi. Però vorrei mettere l'accento su una cosa, cioè non dobbiamo rimanere intrappolati nei numeri. Cioè, secondo me la cosa importante è, come si diceva prima, un cambio completamente nuovo di approccio all'energia, no? Anche il discorso, io ovviamente in poco tempo abbiamo dovuto sorvolare su tanti aspetti, no? Ma provate a pensare al fatto che gli incentivi e comunque i decreti spingono verso l'autoconsumo fisico e verso il fatto che si sia sempre più autonomi nella gestione dell'energia che si produce. Perché? Uno dei motivi principali è che, visto che la tendenza è elettrificare, quindi andare sempre di più, non soltanto avere l'energia elettrica per le cose che ci servono oggi, ma appunto il riscaldamento e pompa di calore, l'auto è auto elettrica, quindi aumenta il consumo di energia elettrica perché andiamo verso una elettrificazione che fra l'altro è un fenomeno anche molto più efficiente rispetto a bruciare per scaldarsi, eccetera, eccetera. Però non abbiamo poi le reti nazionali per supportare tutta questa energia elettrica. Allora, per evitare nuovi investimenti in questo senso, il concetto, che è filosoficamente geniale, cioè dici, tu te la produci e te la consumi lì. Cioè, perché hai bisogno di una infrastruttura gigante quando abbiamo, o cominceremo ad avere sempre più, delle tecnologie che ci permettono di produrcela a casa nostra, l'energia, no? Quindi questa è la tendenza. Poi, purtroppo, e dico purtroppo, 2050, 2030, 2040, se io avevo una slide dove si vedono tutti i decreti, le normative, le leggi che si rincorrono dal 1990 con delle scadenze che poi vengono disattese, allora si butta più avanti il sasso e poi si rincorre. E, come diceva lei, arriverà un momento in cui i decreti non avranno valore perché finisce o finisce la condizione di abitabilità della terra o finiscono le risorse. Ma il concetto è: cerchiamo di muoverci in un approccio completamente diverso rispetto all'energia. Ma grazie a tutti, grazie soprattutto per le domande. Quindi ne aspetterei anche delle altre, però l'intervento sul discorso dell'energia che finisce
è un discorso che spaventa e quindi non viene fatto da nessuno. Nessun politico si prende la cura e la briga di dire che questo finirà. Ma finirà? Cioè, 50 anni fa il Club di Roma ci ha detto ci sono dei 50 anni fa, cioè, ci sono dei limiti, ma non ci sono dei limiti per filosofici, cioè sono andati proprio a calcolarsi quali sono i limiti, e Setti non fa altro che prendere, no, non l'ha studiato solo lui, a parte che lui viene da un'esperienza di, lui ha lavorato per petrolieri eccetera, prima di fare il professore, Quindi il tema del timore che dovremmo avere, e dovrebbe essere la molla che ci spinge a cambiare. Stamattina leggo sul giornale che arriva una notizia, il gas in casa fa male. Ha sempre detto che il gas è pulito? Niente, c'è uno studio dell'OMS che dice che il gas fa male. Fa male perché c'è ossido di carbonio piuttosto che NO2, eccetera, eccetera. Oh, diventa obbligatorio. Cioè, le piastre in induzione a me non piacciono, ho usate qualche volta, faccio fatica, eppure bisognerà arrivarci. Cioè, c'è il tema che dovremo per forza fare queste cose qua. Quindi, ecco, la cosa che mi è piaciuto dell'esperienza di Setti, delle comunità solari, è il fatto che da 10 anni fanno queste cose, mentre per le CER c'è ancora, come diceva giustamente Corradi, da sistemare i decreti attuativi. La domanda che farei a questo punto alle amministrazioni piuttosto che agli esperti è: ci vuole anche qui un minimo di esperti che possano essere cellule che cominciano a praticare queste cose, perché ormai sono tutti il perché bisogna farle. I professori ci hanno spiegato che è dal 2008 che la Comunità Europea insiste per fare le cose, a questo punto bisogna cominciare a creare delle cellule attive che comincino a produrre questa cosa qua. Il fatto che a medicina abbiano cominciato 10 anni fa è una cosa che mi incuriosisce molto, e cercherò di approfondire con Pellicelli piuttosto che con chi altro come poter fare. Sì. Dopo. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono qui perché ho partecipato a un tecnico incontro con Setti, e la mia domanda è molto semplice. A Bibbiano c'è l'intenzione di partire con un progetto. Grazie. A Bibbiano c'è l'intenzione di partire con un progetto di comunità solari, oppure a Bibbiano, Carriaco e quant'altro, oppure no? Anch'io volevo sapere questo, perché abbiamo, sì, tante chiacchiere, però alla fine di fatti ce ne sono. Grazie. Ecco, a questo proposito, allora, magari chi fosse interessato per il discorso comunità solare, alla fine, o se deve andare via, mi lascio nominativo, così io li faccio contattare direttamente da l'associazione di Setti, e così capite, e poi magari vi teniamo, stiamo in contatto con quelli della Valdenza, e così capiamo, perché abbiamo già dei contatti di Cavriago, Bibbiano, San Polo, e magari vi mettiamo in rete, e insomma dopo si uniscono le varie comunità per i rispettivi comuni. C'era un'altra domanda là in fondo? No, volevo solo, se riesco, essere un filino più chiaro sul discorso delle comunità solari, perché non sono un tecnico, sono semplicemente una persona che è andata ad ascoltare il professor Setti, che stasera l'abbiamo evocato tantissimo, gli fischierà le orecchie. Il discorso è abbastanza semplice, perché sono due mondi separati, comunità energetiche, cioè diversi, molto diversi, e comunità solari. Comunità solari, cioè, comunità energetiche sono qualcosa che è in divenire, che serviranno investimenti, serviranno tecnici, serviranno tante cose per
per mettere in strada bene, comprese anche le leggi che ancora mi pare stiano cambiando dalla sera alla mattina. Comunità solari è qualcosa che esiste già, prima ne ha parlato come esperimento. No, non è un esperimento, esistono da diversi anni. Il professor Setti l'ha fatta nel comune, del suo comune di residenza, ha trovato un sindaco che ha creduto in quello, perché quando le ha messe su strada era una novità, che è stata preparata all'Università di Bologna, ci hanno lavorato gli studenti, hanno prodotto questo aggeggio che va infilato nelle prese di casa. Basta mettere assieme due o tre, sono tre deve essere il minimo, persone, uno produce energia e due che la prendono da lui, perché il meccanismo sarebbe questo. Cioè io lo faccio, ce l'ho già l'impianto fotovoltaico, produco energia elettrica, non la consumo tutto, quella che non consumo va in rete. Il mio vicino, lui non ha l'impianto fotovoltaico, lui consuma energia, la prende da Enel e la paga il prezzo pieno, mentre quella che produco io ha un costo diverso. Mettendo assieme produttori e consumatori di energia si riesce a ottenere dei vantaggi e si crea anche quello spirito che l'abbiamo già ricordato in tanti, di comunità, perché ognuno aiuta l'altro a ottenere dei vantaggi che si ripercuotono poi sull'ambiente e anche nell'interesse di tutti, perché se facciamo più impianti fotovoltaici di sicuro ci facciamo un regalo anche come ambiente. Spero di essere stato chiaro, non sono sicurissimo, ma non è il mio mestiere, come dire. Sì, prego. Intanto io mi scuso perché non sapevo la differenza tra comunità energetica e comunità solare. Confondevo le due cose, quindi non conoscevo. So che però all'estero sono tantissimi anni, all'estero intendo vicino a noi, Germania, Francia, eccetera, ci sono queste comunità, da me, ripeto, sempre confuse, quindi non conosco bene. A casa mia c'è il fotovoltaico, quinto conto energia, 2013, costo che io affrontavo mensilmente 50 euro al mese di tutta l'energia che si spendeva, cercando di consumare comunque il meno possibile. La scelta fotovoltaica è stata fatta da un punto di vista ecologico, non economico. Adesso mi chiedo, al di là di chi oggi si avvicina all'impianto fotovoltaico, eccetera, io non ho mai scelto di fare lo stoccaggio, diciamo così, e quindi dell'energia che produciamo ne consumiamo pochissima, il resto va in rete. Non è mai stato conveniente ragionare su un accumulo, perché da un punto di vista economico era esagerato l'investimento rispetto al costo. Rispetto a queste possibilità di soluzioni, che cosa cambia? Grazie. Sì, tu che hai l'esperienza sulle comunità solari. Più che altro, sì, qua diciamo che allora sicuramente se avete già l'impianto conto energia, come dicevamo prima, per le comunità energetiche rinnovabili varranno solo gli impianti fatti dopo, quindi chi ha già l'impianto non potrà partecipare alle comunità energetiche, quindi sicuramente per loro la comunità solare sarà la soluzione migliore, cioè anzi l'unica soluzione possibile al di là di tutto, cioè senza proprio girarci tanto intorno. Per il discorso dell'accumulo, l'accumulo ad oggi può essere conveniente, più o meno conveniente, nelle forme private, nelle residenze private, perché ad oggi ancora hanno dei costi molto elevati. Sul mondo degli accumuli c'è tanto sviluppo che sta avvenendo, quindi stanno avanzando diverse chimiche differenti, diverse tecnologie differenti, non ci addentriamo in questo discorso perché diventa lungo, complesso e si fa perdere un po' il focus. In buona sostanza la risposta è che se cedete tanta energia, ad ogni modo avete il conto energia vi paga il kilowattora prodotto, quindi quello ve lo dovrebbe pagare a prescindere. Chiaramente voi potete avere una massimizzazione di autoconsumo
se utilizzate in maggior quantità di energia che voi, elettrica che voi consumate quando il vostro impianto produce l'energia, quindi di giorno. Sappiamo che a casa di solito si consuma di più di sera, però ad oggi diciamo che con un 50% di sconto si può acquistare un accumulo. È vero che col costo dell'energia di oggi, sì, diciamo che può esserci una convenienza. Penso ragionevolmente che nel giro di un qualche anno dovrebbero ridursi ulteriormente i costi degli accumuli, per cui ci sarà sempre più convenienza. Sicuramente, come è già stato detto, per la natura stessa della produzione fotovoltaica di energia, che avviene chiaramente di giorno quando c'è il sole, sarà sempre più importante dotarsi di accumuli. Non è necessario farlo subito, l'accumulo si può aggiungere anche un domani. La grande batteria di cui tutti quanti utilizziamo di fatto è la rete, perché di sera, se il nostro impianto non produce, ci serve l'energia, la preleviamo dalla rete. Quindi al momento comunque sarebbe già un bel passo. Sì, chiaramente chi fa l'impianto nuovo magari un accumulo con un 5, se fa il 50% o il super bonus può avere un senso sicuramente aggiungerlo a questo punto. Chi ce l'ha già, io mi trovo nella stessa condizione, perché anche io ho fatto un impianto nel 2012, io stesso sto aspettando che cali sinceramente il costo dell'accumulatore, anche se potrei prenderlo con il 50%. Com'è. Questo spero di aver risposto. Sì. Ho sempre per sentito dire dal prof, le comunità solari hanno questo vantaggio per questa domanda, che uno può fare comunità solare anche con persone che non hanno i pannelli anche, e continuare a prendere l'incentivo che prendono, che dal 2012 lui prende l'incentivo, lei prende l'incentivo, sì. E oltre a quello, oltre a quell'incentivo c'è l'incentivo dello smart meter. Lo smart meter che cos'è? Siccome io non ho i pannelli, lei ce li ha, metto il contatore, perché l'energia elettrica, altra cosa bella che mi ha spiegato il professor Setti, ma anche il professor Tartaglia, che invece ha messo su delle comunità energetiche, non è che l'energia che viene prodotta dai suoi pannelli va a Milano e torna indietro, no, va nella cabina primaria, secondaria, che c'è nel nostro paese, va lì, ed io la prendo da lì. Quindi io con il mio smart meter so quanta energia ho preso e le pago 0,15 euro, se non sbaglio, 0,25 euro, le pago una cifra oltre a quella che lo Stato le dà. Quindi secondo me c'è... Se lo smart meter, sì, non è esattamente così, ma fa lo stesso. E comunque spero di aver risposto, speriamo di aver risposto un po'. Poi, Poi che riguarda le comunità energetiche, dai dati che abbiamo in base al lavoro che sta facendo Enea, il GSE, i sistemi incentivanti, prevede questo. Quali sono i vantaggi? Che tu hai l'autoconsumo diretto sulle parti comuni, quindi tutto ciò che riguarda parti comuni, quindi centrale termica, utilizzi l'energia per far andare la pompa di calore e li risparmi il gas. E per quel che vendi l'energia, naturalmente viene considerata l'energia che tu consumi all'interno delle abitazioni senza però fare collegamenti elettrici, cioè nel senso che il GSE utilizza il tuo pod, vedi quelli che sono i tuoi consumi e ti dà un incentivo per l'energia che tu vai a vendere e per l'energia che tu vai a consumare. Quindi questo, c'è un sistema di incentivi che vengono fatti per le cose che dicevo prima, per il fatto che si autoproduce, si autoconsuma sul posto, c'è un minor costo delle infrastrutture, quindi il GSE, quindi lo Stato, ti incentiva la comunità energetica per questo motivo. Quindi mettendo insieme queste tre voci si torna a quei 3,5 anni di tempo di rientro dell'investimento e i costi attuali dei pannelli fotovoltaici. Naturalmente la batteria la metti solo per le parti comuni, la metti per tutto quanto, anche perché non ha senso, perché non devi andare a rivoluzionare il fabbricato facendo collegamenti elettrici con i singoli appartamenti. È tutto un calcolo che viene fatto in automatico con il sistema di contatori elettronici, sono dati che il GSE ha e in automatico ti dà le premialità.
Non ho capito se un produttore fa parte di una della comunità, quello che produco in più lo do alla comunità solare, però solo se è nella comunità solare in quel momento c'è qualcuno che la utilizza, altrimenti la verso comunque a rendere. Allora, sì, allora quello c'è comunque. Diciamo che il discorso della comunità solare è uno strato superiore al tuo, cioè è va in parallelo, diciamo. Perché il normale scambio sul posto, diciamo che, facciamo un esempio, lei ha l'impianto, ok? Di giorno produce un surplus di energia rispetto al suo consumo. Quel surplus viene seduto alla rete. Oggi con lo scambio sul posto le viene retribuito 0,15. Ok? Quello rimarrà comunque. Entrando nella comunità solare, se nel momento in cui lei genera questo surplus corrisponde a un momento in cui un consumatore, cioè provvisto di impianto, sta consumando, allora si genera il premio per entrambi, ma per il produttore il premio è ulteriore rispetto a quello dello scambio sul posto. Tu paghi il premio? Com'è? Da dove è stato fuori quel bisogno? A prescindere non è lei. Sono due mondi diversi. Sono due mondi paralleli. La comunità energetica è un discorso, nella comunità energetica è il CSE, il gestore dei servizi energetici, nella comunità solare è la piattaforma della comunità solare che dotando di smart meter i vari membri, ogni membro della comunità solare, in realtà non è neanche più, perché lei ormai è solo, per il mercato della comunità solare. Prego. L'ultimo passaggio si deve stare per chi produce, quindi tra virgolette in tassa IVA, e non c'è premio per chi consuma sempre un mese che sono produce, perché compra l'energia elettrica come la produce. Se posso vediamo arrivo. Quindi su qualcosa, se qualcosa ci sia, ma sul mio consumo, quello che avviene durante il giorno è una percentuale tutto sommato minima. Il concetto è che facevamo prima e che chiaramente diventa cruciale che, come dicevo, sia comunità solare che sia comunità energetica, la cosa più importante di tutti è che noi capiamo che dovremo adattare i nostri consumi a una realtà che sta cambiando e ha una nuova modalità di produzione energetica che cambia, perché ci coinvolgerà direttamente attraverso gli impianti fotovoltaici che faremo sui nostri tetti. Che cosa vuol dire? Che, come facevo l'esempio prima, la classica lavatrice con la lavastoviglie, che oggi si possono anche programmare con un telefonino o comunque con il programmino della lavatrice della lavastoviglie, anziché farmi di sera, le faccio di giorno. Tra un anno tanti di noi avranno l'auto elettrica, magari ci sarà a casa e la ricaricherà di giorno e quindi sarà del consumo di giorno. Noi dovremo abituarci a spostare quanto più possibile i consumi di giorno. Poi mi rendo perfettamente conto che per chi lavora e magari di giorno è fuori, e chiaramente ci sarà minor consumo, ma sappiamo anche bene che oggi comunque viviamo in una società fatta di tante sfaccettature. Gente che lavora da casa, gente che torna a casa pranzo, i pensionati, gli studenti, cioè in realtà c'è tanto potenziale consumo che avviene di giorno e noi abbiamo tante abitudini pregresse ormai che ci portano a consumare di sera, perché poi è vero che si consuma di più di sera, per questo ricreeranno un gioco di accumuli, diciamo che è un insieme di cose e è uno dei motivi per cui, come abbiamo detto tutti quanti, la comunità energetica o solare che sia non sarà la panacea di tutti i mali e non pensiamo che sarà lo strumento attraverso il quale abbatteremo i costi energetici, ma diventa uno strumento per insieme creare e consumare energia in un modo più consapevole e più sostenibile. Voi sapete, no? Sì, certo. In realtà io penso che in prospettiva si abbatteranno anche i costi energetici, perché comunque c'è un modo di produrre l'energia che non ha niente a che fare con i prezzi delle materie prime, diciamo,
gas, petrolio, eccetera. Però l'idea adesso della comunità energetica è un po' quello che va proprio nella direzione del suo dubbio, cioè noi non dobbiamo focalizzarci soltanto sui consumi che possiamo avere all'interno del nostro appartamento, perché in alcuni di quei grandi ci abbiamo mostrato si poteva vedere, in realtà il grosso dei consumi non è la lampadina che io accendo alla sera perché c'è buio, magari i supermercati durante il giorno hanno un consumo molto più alto di quelli che sono le nostre abitazioni, una piscina piuttosto che un palazzetto dello sport possono avere, un centro sportivo possono avere consumi in altre fasce orarie che noi neanche ci immaginiamo e in un valore enormemente più alto del nostro. L'idea di fare comunità energetica è proprio quello di fare un incasso, un caso con tutti questi pezzi il più intelligente possibile affinché nelle forme di massima produzione ci possano essere i maggiori consumi. Risolve il problema al 100%? No, perché comunque noi stasera la luce la accendiamo, i microfoni li facciamo funzionare, però riduce di un bel po' una certa di consumi. È inevitabile, secondo me, su questo si possono avere idee diverse, che sia comunque sempre necessario avere anche un sistema di accumulo che possa in qualche modo shiftare, non alle 5:30 del pomeriggio, magari alle 10:30 di sera, la mia autonomia da quello che ho prodotto. E ci sono dei grafici, perché poi l'esempio di cui parlava Corradi prima, questo esperimento pilota a Scambiano, stanno monitorando ora per ora i consumi, la produzione di energia, eccetera. E con il sistema di accumulo si vede che è un sistema di accumulo che riesce a scattare 5 ore, cioè la sopravvivenza di quello che fa proprio durante il giorno, soprattutto in certi periodi dell'anno, riesce a garantire circa il 100%, comunque l'80%, 85% di quelli che sono tutti i consumi necessari. Quindi diciamo, è un percorso, ma l'idea che c'è dietro la comunità energetica è proprio quello, cioè fare un vaso che possa andare a intercettare i consumi in orari diversi. Io fatto che non bisogna dimenticare che bisogna quantificare i quantitari. Esatto. Perché non è che possiamo pensare di far funzionare i fabbricanti attuali inefficienti con le fasi di fotovoltaici, cioè gli altrimenti ci vogliono. No, assolutamente. C'è l'ultima domanda, non so se l'assessore voleva approfittare per. C'è qualche altra domanda? Cioè, questa serata è una delle serate che si aggiungono, no? Ma penso proprio che non sarà l'ultima, perché assolutamente, come si diceva prima, insomma, i decreti attuativi escono ogni giorno, insomma, ci sono riunioni, focus riguardo a queste tematiche, per cui insomma è proprio tutto un discorso in fase evolutiva, insomma. L'importante è proprio cominciare a entrare in queste ottiche proprio, di andare verso fonti rinnovabili, comunità o energetiche o solari, insomma anche la filosofia che ci sta dietro, insomma, queste comunità. E poi soprattutto, ovvio, come dicevate prima, non è la cosa che risolve appunto il discorso energetico. Il discorso energetico lo si affronta efficientando in maniera concreta i nostri immobili, tant'è anche che appunto le normative della comunità europea vanno verso, insomma, verso questo senso. Vi facevo vedere, insomma, che entro poco le classi energetiche degli edifici verranno ampiamente, insomma, tassati se non rispettano certe classificazioni. Questo appunto sempre a favore di un maggior rispetto dell'ambiente. Se non ci sono altre domande, concludo qui. Non so se i miei compagni assessori vogliono fare altri interventi, altrimenti vi ringrazio di aver partecipato a questa assemblea e ci rivedremo per presto. Si conclude questo colloquio questa sera, fatto una discussione sulla linea di Pedemera che parlavo.